Poi noi ci siamo incrociati fisicamente, in realtà sui social ci incrociavamo già da tanto tempo, ci siamo incrociati fisicamente per la prima volta a novembre a Book City, l'evento che c'è a Milano sui libri, sull'editoria, perché la casa editrice ha detto voglio fare un mega panel, eravamo tipo, c'era la foto di gruppo che sembrava una squadra di calcio, tutti, su tutti gli autori della casa editrice che in questi ultimi 2 anni si sono occupati dell'argomento. Che sono importanti, nel senso che ormai ogni mese arriva un nuovo libro sull'intelligenza artificiale. Cioè, Almeno uno. se non hai fatto un libro sull'intelligenza artificiale, ormai non sei nessuno, e quindi ovviamente noi potevamo essere da meno, anche noi abbiamo messo la nostra bandierina. Ma poi Gianluigi ne fa circa 3 all'anno, e quindi questo l'ho scoperto adesso, ad esempio. Cioè, se no, a novembre ero rimasto sugli altri due. E poi, vabbè, questo è un po' più, leggermente più vecchio, che più vecchio vuol dire un anno, no? Un anno e mezzo. Ecco, rivoluzione LinkedIn. Come trovare lavoro ai clienti grazie a SEO, cioè alle tecniche di scalaggio degli algoritmi, non so, dei motori di ricerca e intelligenza artificiale. Loro hanno preparato, hanno detto, una presentazione che era proiettata, quindi tipo lezione, dovete essere attenti. Avete preso il caffè? Li teniamo svegli. Loro mi terranno svegli, io mi metto là a fare la regia, così poi ci rimane oltre a seguirci in diretta, ci rimane la registrazione. Quindi sappiate che se fate domande, battute o cose, potrebbe rimanerne traccia, anche se non vi riprendo in faccia, però la voce si sente. Abbiamo un microfono solo, quindi se volete fare le domande che si sentono in tutta la sala e che vengano nella registrazione, dobbiamo passarci il microfono, oppure venite qui. Però comunque per adesso abbiamo una Partiamo con le prima slide. mezz'oretta, 40 minuti di presentazione con i nostri due ospiti. Chi è che inizia? Lui, io. Gianluigi, buonanotte. Buonasera. Buonasera, che bello. Bellissimo essere qua. Ho scoperto un posto, tra l'altro, che non avevo mai visto ed è magnifico. Allora, Ti facevi vedere quando siamo tutti in Bermuda. Non vedo l'ora, non vedo l'ora. Ho già sprocato un invito anche se no. Ok.